Icarus, non mi ricordo di preciso, forse settimo, qualcosa del genere. Nono, insomma, torneo dell'Icarus, e di conseguenza portando in alto il nome di Alto Mare Smash, assieme a Shunf sicuramente. Adesso ci godremo uno dei suoi match contro Leo, che è mio fratello, che di solito appunto utilizza Mario. Sì. Con una serie di gioco che comunque può dar fastidio. Sì, può dar fastidio, ma... non è un giocatore di bassa qualità. No, assolutamente. Però è un giocatore che molto spesso ha dei preset, in un certo senso. È difficile che si riesca ad adattare a. Sì, che una volta che capisci come si muove, che cosa fa e che cosa fa, puoi leggerlo molto facilmente. In ogni caso, comincia questo match. Penso che comunque Marco voglia vedere i movimenti, voglio capire cosa sono i movimenti di Mario prima di buttarsi troppo aggressivo, perché di solito gioca molto, molto più alto con Corrin rispetto a un Paludeno, ovviamente. Sì. Da quando è arrivato Corrin, Chimera comunque si è... Oh! Brutta morte per Leo, bruttissima. Adesso vediamo comunque, assesta una bellissima combo Leo. Forse rischiava pure di uccidere Chimera. Grazie per il consiglio, mi ero dimenticato. In ogni caso, Chimera è 82%. E vedremo se Leo riuscirà in un certo senso a... riassestare un minimo il match, perché comunque è morto a una percentuale veramente bassa. Purtroppo sì, è anche un po' di fortuna comunque. Purtroppo fa parte del gioco. Sì, il fattore 5, come si può dire. Sì, assolutamente. Leggo in chat che il Matador pensa che il matchup Mario Corrin possa essere positivo a bestia per Corrin. Secondo me per il range, assolutamente, anche perché Corrin ha il disjunct. Come si dice, non lo so. Insomma, ci siamo capiti. E quindi, secondo me, se Corrin riesce a tenere a distanza debita Mario, imposta il gioco esattamente come vuole lui. Sì, è vero. E comunque lo spacing di Chimera è impeccabile, è veramente uno degli spacing migliori che io abbia mai visto. Meno male che non gioca Mario. Meno male che non gioca Mario. No. In ogni caso, qua la situazione diventa abbastanza critica per Leo, perché c'è... Chimera è riuscito a portarlo a 80%. E con quel rage ormai anche una presa può essere fatale. In questa percentuale sì, sì. A questo punto basta secondo me anche un appair assestato bene e la partita finisce. È stato anche un po' sfortunato secondo me Leo a ritrovarsi subito contro Chimera per diventare al secondo giro. Prima o poi tocca a qualcuno. Sì, lo so. Perché lo porta in vantaggio di un match. Leo 0. Esattamente. Meritatissimo da Leo. Sì, assolutamente. Mario purtroppo non ha avuto molto spazio per agire. È una peculiarità di Chimera riuscire a dominare il campo. Chimera è un giocatore che una volta che riesce a installare il suo gioco all'interno della partita, apri il cielo per farli veramente per buttarlo fuori. 3, 2, 1, via. Dunque parte il secondo match. Vedremo se stavolta Leo riuscirà a contrastare un po' meglio il gioco di Chimera. O se Chimera nuovamente avrà il dominio assoluto del match. In questo momento comunque è uno scontro abbastanza equilibrato. Vedo che comunque Chimera adesso è molto più spedito. Già dall'inizio della partita lo vedo molto più spedito. Sì, giocare tranquillo. Allora, Chimera secondo me, avendo giocato anche contro lui parecchie volte, posso dire così tranquillamente che la prima volta lo batti, alla seconda diventa ancora un avversario più ostico. Riesce ad adattarsi quasi istantaneamente al tuo stile di gioco. Alex Ground, glielo faremo sapere il prima possibile. Un altro bear piazzato perfettamente. Non si può usare il bear di Corrin. Chimera sa usare
al massimo ogni personaggio che usa. Anche ai tempi di Palutena lui riusciva a rendere Palutena un top tier, non si sa come. Ricordo che fu una bella sorpresa per noi vedere un Palutena. Assolutamente. Che molti giocatori professionisti o comunque che riescono a giocare bene in competitivo considerano molto le tier list, ma questo tipo di giocatore come Chimera del resto, anche tu stesso con Shulk, dimostrano che la tier list non fa, ma non vuol dire che un giocatore non possa essere bravo con altri personaggi. Anche perché io l'avrei dovuto lasciare Shulk 20 anni fa, se no. Ha ragione. Sì, assolutamente d'accordo con il Matador. Comunque finalmente Leo riesce a togliere la prima vita a Chimera. Adesso vediamo se comunque riuscirà a rubare anche questo incontro a Chimera. E non sarà un'impresa facile. Vediamo che Mario comincia a creare una sottospecie di spam di Fireball per evitare di far giocare Chimera, ma... Contrastato dai Perfect Shield. Sì, assolutamente. Non sento l'audio, ma vedo il Perfect Shield, perché vedo che proprio lo fa al momento perfetto. Sì, assolutamente. Però, attenzione, combo carina portata da Leo. Successo. La percentuale si sta a poco avvicinando. Ha recuperato. Cioè, in pochissimo. Sì, oh, c'era là il meteora, dai. Bella idea, bella idea. Ci poteva stare. Inaspettato, onestamente. Ah, là si è mangiato una punish, secondo me, gratuita. Leo. Sì, è vero, è vero. A quel punto avrebbe dovuto anche una smash. Poteva potenzialmente essere qualcosa. Sì. Sì. E anche per... No, side B. Attenzione, Leo è ancora vivo. Bah, era buona. La palla di fuoco per fermare e poi smeteorare era bellissimo. Se riusciva un wall con i proiettili è sempre cosa buona, perché cambia, rompi, spezzi il ritmo del... Assolutamente del... vabbè. In ogni caso, ottima giocata di Leo, perché comunque ha fatto per fare un comeback veramente fantastico. Pazienza, se però l'è cavata, sì, se l'è cavata, sì, assolutamente, anche perché lui giocare contro Chimera è sempre un problema.